Breve introduzione sulla sicurezza. Quando uscite con gli sci d'alpinismo valutate sempre le condizioni. Informatevi sul pericolo valanghe e sulle condizioni della neve. Portate sempre con voi arva, pala e sonda. E tenetevi sempre in allenamento su come utilizzarli. Possono salvare la vostra vita o quella di altre persone. Adesso, buona visione. Oggi prima uscita invernale con gli sci d'alpinismo. Vi porto a fare un classico giro nella valle del Vanoi, con partenza a Rifugio Refavaie. Nel primo tratto si sale lungo un sentiero per poi arrivare su una strada forestale. Ovviamente prima di venire a fare questo giro abbiamo aspettato che qualche buon samaritano abbia battuto prima la traccia. Fatto il primo tratto lungo la strada forestale si prende un sentiero sulla destra. Il primo tratto è abbastanza ripido, però si accorcia di molto la strada per la nostra prima meta di oggi. Eccoci alla prima tappa di oggi, la malga fossernica di dentro. Anche questa malga è gestita dal caseificio di Primiero e da qui, ragazzi, la vista è uno spettacolo unico. Il Cima d'Asta, tutta la catena del Lago Rai con il Cauriol che svetta lì in mezzo e il Col Toronto. Uno spettacolo. La malga può anche essere il punto di arrivo di un'escursione un po' più tranquilla, adatta a tutti e raggiungibile anche con le ciaspole. Oggi ci sono veramente molte persone con gli sci. È bello vedere che nonostante gli impianti da sci siano chiusi, le persone hanno trovato un modo alternativo per godersi questa splendida nevicata e godersi le montagne. Arrivati alla Busa dei Paradisi, il prossimo step è la Cima Paradisi, e come potete vedere dalle serpentine che scendono ne vale proprio la pena. Eccoci sulla Cima Paradisi. La quota esatta non me la ricordo, però la trovate sul video autunnale dove siamo saliti a piedi col Klaus. È la prima volta che ci vengo con gli sci d'alpinismo. Uno spettacolo. La neve è fantastica e poi non ci avrei scommesso oggi, però siamo anche riusciti a conquistare la prima cima dell'Ilaria. Da valutare se prima di tante o prima e ultima. Prima di tante, ovviamente. Adesso ci aspetta una super discesa, soprattutto nel secondo tratto nel bosco, sarà magnifico. Giro completato, possiamo dire che è stata proprio un'avventura. Ilaria non so se è convinta di venire ancora. Non troppo, però bellissimo, consigliato. Secondo il mio orologio sono circa 12-13 km, ma quello dipende da chi traccia, con 1100 metri di dislivello positivo. Venite a provarlo e fatemi sapere cosa ve ne pare.